Le banche non funzionano tanto più perché non danno credito, alcune sono andate giù, perché si è premiata i traguardi a breve termine, hanno premiato i guadagni a breve termine. Sfortunatamente questo avviene quando non c'è controllo, perché l'arrivismo è stato premiato e questa è la politica dovrebbe intervenire. Poi riguardo a favore del comunismo, il comunismo esiste nella società familiare, c'è i due coniugi mettono in comune i propri beni. Funziona a meno che però nelle grosse società complesse non può funzionare, perché scientifica è fisiologico che noi non è che abbiamo molta attenzione verso gli altri. Dicono che una persona ha dei contatti con 300 persone e tutte quelle che non appartengono al suo gruppo non gliene importa. Tant'è un esempio, noi possiamo soffrire per un problema di un nostro amico, ma se una popolazione dell'Africa muore di fame non ci tange più di tanto, non hanno lo stesso empatia. Quindi tutto ciò che è in comune con noi, che ha un contatto diretto, va bene. L'uomo è un animale, tutto ciò che è comunità, piccole comunità, il comunismo può funzionare, ma infatti nelle società di agricoltori, di raccoglitori di cibo e cacciatori c'era il bene comune. Però più la società è complessa e più questa funzione tribale viene a mancare, non può funzionare, tutto qui. Allora, sì, io poi avevo tirato giù qualche appunto, intanto che si seguivano gli altri interventi, per cui mi baso fondamentalmente sulle due relazioni. Io faccio tre esempi che mi sono venuti in mente, che possono essere delle possibili risposte per arrivare al tema del diritto del comune a un abbozzo sulla decisione, no? Prima la cosa del cavallo, è vero, a me è venuto in mente... oltre il confine di Cormac McCarthy, l'episodio della lupa, no? Adesso non vorrei dire una cazzata perché non ricordo se è John Grady o no il ragazzo, ma quando si riprende la lupa dicendo quella lupa è mia, però in realtà lui non ha un rapporto proprietà, cioè è mia nel senso che non è una proprietà vostra, cioè, ma nel senso che non è una proprietà di nessuno. Ecco, in quell'episodio e in generale nei romanzi di McCarthy non c'è un rapporto proprietario con l'animale o con la natura, c'è un compenetrarsi di questi rapporti. In questo senso una possibile risposta, sto prendendo, immagino che quello del cavallo avesse un valore allegorico, ecco, la prendo in questo senso, no? Una cosa che poi mi serve per ritornare alla fine proprio sul tema della multilateralità, della unilateralità dell'uomo nel comunismo. Ecco, questa è una prima abbozzo. La seconda in realtà è una cosa che non so se fosse una battuta o no di un compagno avvocato che diceva essere specializzato nel diritto condominiale e in quella maledizione di Dio per tutti i condomini che è la questione degli ascensori. Questo compagno avvocato è di Genova, credo che a Genova sia un problema drammatico l'ascensore. Nel senso che, come tutti sapete, l'ascensore è condominiale, cioè è pubblico, ma in realtà c'è il diritto di veto di ogni singolo individuo e alla fine le liti sono una maledizione proprio perché ciascuno si avvale, insomma, io metto il veto finché sotto banco non mi paghi per... E diceva, è un problema inestricabile finché non lo pensi non come un bene pubblico di cui ciascuno ha poi la sua parte, perché allora poi si frantuma in privato, ma come un bene comune. Ecco, finché non riesce a impostare un diritto basato appunto sull'interesse comune, per cui è interesse del comune anche se io abito al primo piano, ho 20 anni e quindi non ho bisogno di prendere l'ascensore, non ne vieni fuori.
in realtà mentre lui mi faceva questo esempio io pensavo, perché io poi lavoro nella scuola, a quell'apparente ossimoro che è la condizione dei lavoratori della scuola, no? Io sono un lavoratore pubblico con contratto di diritto privato, il che sembra un paradosso, tranne per chi ha letto Pasucani, se dice ma in fondo il diritto pubblico è sempre stato una finzione, no? Però come si è arrivati a questo? Ipotizziamo che fosse vero, probabilmente era vero, ai tempi di Bassanini il pubblico era una specie di mastodonte ingovernabile, ok, facciamo quella specie, non so, fu chiamato federalismo dall'alto o semifederalismo, no? La riforma Bassanini per capirsi, che è consistita in una scansione e suddivisione analitica del pubblico che poi veniva suddiviso in tanti mini pubblici, gli enti locali, che a loro volta suddividevano al proprio interno. Quindi in realtà il grosso problema di un apparato dello Stato che probabilmente davvero non funzionava o non funzionava in modo ottimale e così via, veniva sempre interpretato all'interno di questa dialettica per cui o è pubblico nel senso di un tutto dello Stato o privato, dove il privato sono i vari enti locali e così via, no? Ecco, drammatico è stato questo nel tema della scuola, dove lo spezzettamento dell'istruzione, del sapere, dal punto di vista proprio della gestione, della amministrazione, che proprio è quello che determina anche proprio le condizioni contrattuali, le possibilità, i limiti giuridici e così via, ha portato a quel disastro di cui, vuol dire, Gelmini è la punta dell'iceberg, nel senso che è quello che vediamo, no? Ma ci sono probabilmente 20 anni di iceberg sotterraneo. E anche lì, ecco, qui è un po' più facile capire di cosa sto parlando. È evidente che il sapere è un bene comune. È quello che le accampate, gli indignados, ma anche i movimenti precedenti a questo qui, in fondo, anche se in maniera confusa, nel senso senza elaborare una strategia politica decisiva, però hanno sempre pensato appunto che il sapere è qualcosa di comune che non può essere scomposto, suddiviso, subappaltato, so che persino la vecchietta che non mi prende il volantino perché mi dice no no grazie mia figlia ha già finito di studiare, in realtà io poi la inseguo dicendo guardi che l'esistenza di una scuola che funziona interessa anche a lei, no? Ecco, dal tema del sapere io trago questa idea, che poi credo fosse un'idea che viene un po' da un diritto che non è quello occidentale ma quello cinese, cioè come si governa tutto questo. Secondo me con il concetto di interesse prevalente, il diritto cinese ha questo concetto che è diverso dal diritto individuale, dove però l'interesse prevalente secondo me appunto è l'interesse comune, ad esempio l'interesse dell'ambiente, che perché non si versano i liquami a mare? Perché l'interesse prevalente è quello del mare, che non può essere pensato come mio o tuo o di qualcuno. Probabilmente per poter praticare, dico, questa potrebbe essere una possibile via per una soluzione anche giuridica in termini di istituzione del comune, quindi come si fonda una decisione, quali sono i principi di una decisione. Probabilmente questo richiede un essere umano di tipo diverso, quello di cui parlava appunto il Marx quando parlava della onnilateralità dell'essere umano, proprio nel senso che probabilmente la scansione analitica, quindi la suddivisione mio-tuo, comincia al di là delle relazioni di potere che lo determinano, semplicemente dal porre una gerarchia tra i diversi sensi, tra i sensi e la ragione, per cui questo poi comporta l'esclusione di alcuni sensi, banalmente, no? Lo spirito e il corpo, supremazia dello spirito sul corpo, della ragione sull'irrazionalità dei sensi e così via, no? Cosa che spezzetta invece il fatto che l'individuo è un tutto potenziale proprio perché può espandersi in molteplici direzioni. Ecco, da questo punto di vista io non trovo tanto misterioso quanto affascinante nella sua potenzialità quel passo che citava Michael. Probabilmente l'ipotesi di quel Marx può funzionare però soltanto all'interno di una pratica del comune, appunto, che in questo momento in altre parti d'Europa e del mondo sono le
accampate, come i movimenti che si sono succeduti in questo momento, in questi anni, e così via. Ecco, ultima cosa e chiudo davvero: gli stessi movimenti, credo che la debolezza dei movimenti, qui parlo proprio dell'Italia degli ultimi due anni, noi abbiamo avuto una miriade di lotte in Italia che non percepiamo come tante, come molte, perché in realtà le percepiamo spezzettate una diversa dall'altra, no? Persino i cosiddetti TG amici, il TG3, che si dice essere di sinistra, no? Così ci dicono, ma in realtà ci fa il servizio sul tranviere, stacco, il servizio sullo studente, stacco, il servizio sul precario, stacco, che è una rappresentazione che non solo non ci aiuta a capire che il fondamento di queste lotte è lo stesso e l'obiettivo dovrebbe essere lo stesso, ma che ci aiuta invece a percepire come spezzettate, ciascuna come una lotta, una volta si sarebbe detto corporativa, no? Come se ogni singolo momento coltivasse il proprio particolare. È evidente che la strategia retorica opposta a questa forma di comunicazione intenzionale non può che essere la narrazione simultanea di queste lotte come un tutt'uno, cioè la multilateralità di queste lotte, che poi si esplica, se sono tranviere la esplicherò qui, se sono studente o insegnante la esplicherò lì, e così via. Torno al tema dell'amore e della Kollontai, perché ho l'impressione che un termine che è stato usato più di una volta, proprietà, in qualche occasione ci sia confuso con esclusività. Un conto è dire l'altra persona mi appartiene, altra cosa è dire io mi appartengo e io decido di donarmi esclusivamente ad un'altra persona. Conoscendo un po' la Kollontai, che non era certo signora per l'amore libero, presumo che questo fosse il suo pensiero. Allora, quest'idea che io sono proprietario di me, oppure di, se adesso torniamo alle questioni più economiche, di una parte della proprietà comune, per esempio il tema del condominio citato un minuto fa, allora io posso decidere di intrattenere rapporti con tutti gli altri che come me sono proprietari di quel bene comune, comune a tutti noi, su base volontaria. Una donna che ha passato parecchio tempo a studiare le istituzioni del comune e ha anche preso il Nobel per questo, si chiama Elinor Ostrom. Prima fa un sacco di esempi teorici, di teoria dei giochi, eccetera, e poi una serie praticamente infinita di esempi dove comunità di pescatori, comunità di agricoltori, eccetera, eccetera, hanno trovato modi per mettersi d'accordo, la tua questione sulla decisione, hanno trovato modi per mettersi d'accordo non delegando a qualcun altro, un potere statuale, questa decisione, ma risolvendo tra loro la questione di quali fossero le regole comuni che congiuntamente gradivano di fare proprie e a cui attenersi, e anche, come ha detto Bonaga prima, rispettare, nel senso che se non si rispettano ci sono delle sanzioni che abbiamo sempre congiuntamente all'interno del gruppo. Io avevo ragione quello che ha parlato un istante fa dicendo che è più facile quando i gruppi sono piccoli piuttosto che quando sono molto grandi, questo è vero, anche questa è una questione sollevata dalla Ostroma, però ci sono poi anche modi per affrontare quel problema. Quindi io posso essere mio e decidere di donarmi, io posso essere membro di una collettività e decidere all'interno di questa collettività come organizzare i nostri rapporti. Le modalità sono tantissime, ma in questo senso, e con questo chiudo, non sono sicuro che sia così importante dichiarare che vogliamo uscire dalla proprietà, dal concetto generale di proprietà.
sicuramente dalle due forme di proprietà oggi largamente dominanti, che sono da una parte quella pubblica, demanio, e quell'altra privata, dei beni che si scambiano sul mercato. Ma forme di proprietà collettiva, queste secondo me sono perfettamente concepibili. Una cooperativa, per esempio, è una figura giuridica che ha degli immediati risvolti relativi alla proprietà, e la proprietà comune a tutti quelli che sono soci della cooperativa. Ma questa forma di proprietà è perfettamente compatibile con la democrazia, hai ragione a dire termine scivoloso, pericoloso, ma nel senso che nella cooperativa vale il principio una testa, un voto, non è sufficiente, però è già qualcosa. Di chi non sei delle cooperative adesso? Non può pensare che sei delle cooperative. Va bene, allora per come si fa a raggiungere un po' alla volta questa decisione collettiva, lì credo che ci sarà bisogno di un altro pomeriggio, perché hai forse due, bravo, hai detto bene. Ok, grazie. Di comune in questa realtà attuale, cioè, come posso dire, è alienante a sua volta, diventa ancora più alienante di quello che è già alienante la società in sé. Questo perché non si può separare il concetto di comune dal problema dell'alienazione nel lavoro. Cioè, quando una persona lavora, che lavora 8 ore, cioè, riceve uno stipendio che secondo Marx non è assolutamente quantificabile, perché 8 ore della mia vita e 8 ore della mia fatica vengono ricompensate 20 euro. E questo avviene tutti i giorni. Quindi la mercificazione totale. Cosa ricevo in cambio io a questo? Ricevo uno stipendio. Se io con il mio stipendio cosa ricevo? Cosa faccio? Compro delle cose, perché non posso fare altro. Posso fare da mangiare e compro delle cose. Se io devo mettere in comune anche le cose, cioè, è la fine, va. È ragione, quindi 600 euro al mese devo mettere. Cioè, secondo me, perché il problema, però questo non va a distruggere il discorso filosofico, secondo me, intelligente. Perché il discorso, secondo me, quel discorso che ha fatto il ragazzo, non deve essere visto in maniera riduttiva, deve essere visto in maniera totale. Perché il concetto di proprietà è applicato anche nel mondo del lavoro. Quando io vado a lavorare, ad esempio, alla Ferrari, mettiamo in una bella fabbrica, cioè non lavoro per me, lavoro per la Ferrari. Infatti dico, sono un operaio della Ferrari, non sono un operaio di me stesso, sono un operaio della Ferrari. Cioè, quindi il concetto di proprietà, cioè io appartengo a qualcun altro. Cioè, quindi questo concetto di proprietà è applicato anche, cioè, per fare un discorso di comunità, cioè, bisogna uscire dalla logica di classe, cioè, di padrone e sfruttato. Cioè, non ci deve essere più distinzione di classe. Infatti, ad esempio, nella società, per dire, degli indiani d'America, questo concetto della comunità era presentissimo, ma non c'era la logica padronale. Cioè, non c'era il concetto c'è un padrone e c'è un servo. C'era il concetto si lavora ognuno per tutti e non c'è un superiore o un inferiore di classe. E infatti, il sistema funzionava benissimo, tanto che non avrebbero mai sostituito il loro modello con quello capitalista che vedevano come un orrore. Cioè quello delle recinzioni, il sistema delle recinzioni della proprietà privata. Loro, per dire, gli anni a mezzo lo vedevano come un orrore. Perché il bene comune, cioè, è possibile solo se si esce da una logica di classe, cioè tutti bisogna attendere all'uguaglianza e non a delle differenze sociali marcatissime come lo sono oggi, che il sistema neoliberista non è che diminuisce, le incentifica al 100%, cioè le fa diventare ancora più grandi, cioè in modo che lo sfruttato sia sempre più sfruttato e il ricco sempre più ricco. Cioè, secondo me, per cambiare la società verso una logica comune bisogna tendere in verso opposto, cioè che chi è ricco non venga aiutato a diventare ancora più ricco e chi è povero venga aiutato a diventare un po' più ricco, cioè in modo da equilibrare la società, cioè le differenze sociali.
in vista di una società come la deteneva mai, utopistica, insomma, cioè comunque migliore, diciamo così.